La presenza di autostar sullo scenario italiano si è fatta sempre più marcata negli ultimi anni, grazie anche ad un ampliamento della gamma. Ma se è vero che i van e i semi-integrali compatti hanno fatto il loro ingresso nel catalogo della casa francese, è altrettanto vero che il prestigio del marchio resta ancora legato ai motorhome. Abbiamo voluto assaggiare le doti di due veicoli che compongono la serie Passion, la gamma intermedia dei motorhome autostar. Ecco quindi la nostra analisi di due modelli molto simili tra loro, gli autostar Passion 730 LCA e 730 LJA. Abbiamo detto simili, ma non identici. Questi due veicoli infatti differiscono per lo schema abitativo. Il Passion 730 LCA ha una zona notte caratterizzata dal letto centrale a penisola, mentre la zona notte del Passion 730 LJA mette a disposizione due letti gemelli. Creando questi modelli, autostar si è posta un obiettivo ben preciso: offrire tutto ciò che caratterizza i motorhome di alta gamma senza però salire troppo in alto con il prezzo. Ma quali sono i punti di forza di questi camper? Possiamo sicuramente iniziare con le dimensioni abbondanti che sottintendono spazi interni generosi, ma non possiamo fermarci qui. Dobbiamo infatti rilevare la presenza del telaio extra serie Alco, ma c'è anche un doppio pavimento passante, che non è poca cosa. Ma andiamo per ordine, partiamo proprio dalle dimensioni. I due modelli hanno la stessa sagoma esterna, quindi la stessa lunghezza di 759 cm, una lunghezza elevata ben gestita dallo chassis con passo lungo da 420 cm. Nella norma i valori di larghezza e altezza, rispettivamente di 231 e 292 cm. La meccanica è quella del Fiat Ducato, ma come abbiamo detto c'è anche il telaio Alco ribassato. Il motore è il noto 2002 Multijet da 140 cavalli di potenza abbinato al cambio manuale a 6 rapporti. In opzione si può avere il motore da 177 cavalli come sui mezzi da noi esaminati. Si può avere anche il cambio automatico. La dotazione di base della meccanica comprende climatizzatore cabina, ABS, ASR, ESC, due airbag in cabina, cruise control e comandi al volante per la radio. I cerchi in lega da 16 pollici sono di serie. Tra gli optional è praticamente d'obbligo il pack all inclusive, che comprende svariati accessori, tra cui la retrocamera. Gli oscuranti plissettati della cabina comprendono il sistema di oscuramento del parabrezza nelle due dimensioni per una maggiore privacy. Le dimensioni abbondanti e il passo lungo certo non agevolano le manovre e impongono una guida prudente sulle strade secondarie. In marcia però il conducente è avvantaggiato sia dalla buona visuale offerta dal parabrezza, sia dalla stabilità del telaio Alco. A livello costruttivo gli autostar Passion adottano una scocca a pannelli sandwich rivestiti esternamente in vetroresina. Nella parte bassa abbiamo i fascioni sottoscocca in alluminio. Le finestre sono Dometic con telaio integrato. In corrispondenza delle finestre della cabina sono predisposti dei punti di fissaggio rapido degli oscuranti termici esterni. E per quanto riguarda l'isolamento termico della cellula abitativa, il doppio pavimento ha un ruolo importante, offrendo un'intercapedine riscaldata di forte spessore. Il doppio pavimento permette la creazione di due gavoni passanti, bassi ma molto profondi, occupano tutta la larghezza del veicolo. E non poteva mancare un garage posteriore. Sul Passion 730 LCA il vano di carico è adatto al trasporto delle biciclette. Sul Passion 730 LJA il garage è di volumetria decisamente maggiore, è più alto e può contenere anche uno scooter. Su entrambi i veicoli è prevista una comunicazione tra abitacolo e garage. Sul 730 LJA lo sportello è di maggiori dimensioni, sul 730 LCA è più piccolo. La porta d'ingresso ha la chiusura centralizzata, è dotata di finestra e cesto portarifiuti ed è abbinata ad una zanzariera scorrevole. Per salire a bordo sono previsti due gradini integrati nel pianale. La presenza del doppio pavimento avvantaggia la parte impiantistica,
perché proprio nell'intercapedine riscaldata sono alloggiati i serbatoi dell'impianto idrico, ben protetti dal gelo. Il serbatoio delle acque chiare ha una capienza elevata di 170 litri. Quello di recupero invece è di 110 litri. Sulla fiancata possiamo notare uno sportello di servizio che raggruppa in un unico punto vari elementi dell'impianto idrico. Ad esempio il bocchettone di carico delle acque chiare e le valvole di scarico dei serbatoi. E non manca la doccetta esterna. Il WC ha ovviamente una sua cassetta di recupero, ma è previsto un alloggiamento per un'eventuale seconda cassetta. Per quanto riguarda l'impianto del gas, notiamo che il vano bombole è ribassato per una facile sostituzione delle bombole stesse. Sulla fiancata troviamo uno sportello che permette l'ispezione all'unità termica. È stata adottata la Truma Combi da 6.000 watt alimentata a gas e con resistenza elettrica aggiuntiva. Come abbiamo visto, l'aria calda della stufa viene convogliata anche nella zona fredda anteriore posta sotto il parabrezza. Una cura particolare è stata posta all'impianto elettrico. La maggior parte dei componenti sono raggruppati in un solo punto ben accessibile. È il cosiddetto Power Box, che è inserito nel doppio pavimento e comprende ad esempio il caricabatterie, la scatola fusibili e l'interruttore generale. Una seconda botola a pavimento consente l'accesso alle batterie ausiliarie poste in un vano riscaldato. I più attenti potranno notare la corretta suddivisione e numerazione di ogni cavo e di ogni connessione elettrica. Insomma, è un impianto elettrico ben realizzato. I colori chiari rendono luminoso l'interno del veicolo, con un arredo moderno e ben realizzato. Possiamo osservare i pensili con frontali in alluminio robusto ma leggero e con apposite feritoie nella parte posteriore per una corretta circolazione dell'aria calda durante l'inverno per evitare la formazione di condensa. Il tetto ha un isolamento particolare per aumentare il grado di insonorizzazione dell'abitacolo. La parte anteriore dei due veicoli è identica. Qui troviamo una confortevole dinette face to face, uno dei cavalli di battaglia di Autostar. Ecco dunque due divani longitudinali contrapposti con il tavolo posto al centro, un tavolo ampliabile, scorrevole e con il piano ruotabile. La soluzione della dinette face to face e la cucina in linea con il divano rende la parte anteriore dell'abitacolo aperta, ariosa e ben vivibile. Come noto, i divani longitudinali non sono adatti al viaggio, ma nessun problema, si possono estrarre due poltrone fronte marcia dotate di attacchi Isofix e con lo schienale regolabile. Facciamo attenzione ai particolari. Gli schienali dei divani sono tenuti in posizione da pratiche calamite. Nella parte anteriore dell'abitacolo è inserito il letto basculante. Si alza e si abbassa con movimento manuale. È un letto matrimoniale di buone dimensioni, con materasso che poggia su una rete a doghe. È presente un faretto di lettura e per l'aerazione c'è un oblò dedicato. Possiamo notare che una volta abbassato il basculante interferisce poco con il living, rimangono comunque agibili il tavolo e quattro posti a sedere. La cucina continua ad essere uno dei punti di forza dei motorhome Autostar per il design e la funzionalità. Lo spazio a disposizione è più che adeguato. Il gruppo cottura è ben arretrato, quindi lascia un valido piano d'appoggio anteriore. Abbiamo a disposizione due fuochi ben distanziati e notiamo il robusto sostegno per le pentole. Il lavello circolare è ampio e profondo. È dotato di un rubinetto a canna alta con doccino estraibile per orientare il getto d'acqua. Siamo quindi in presenza di una rubinetteria di pregio del tutto inconsueta su un camper. A corredo del blocco cucina abbiamo una mensolina porta spezie e un supporto per il rotolo di carta. Manca però una cornice protettiva e decorativa sulla finestra, questo non è intonato alla classe del veicolo. Ottima invece l'aerazione della cucina, perché oltre alla finestra e all'oblò panoramico abbiamo a disposizione la cappa aspirante. Lo spazio di stivaggio per le stoviglie e gli alimenti non deperibili è ottimo perché possiamo contare su vari pensili e su 5 cassetti nella base. Abbiamo anche due vani ulteriori sulla parete opposta sopra il frigorifero. Quest'ultimo è un modello Thetford trivalente di buona volumetria con cella freezer separata.
Ma spostiamoci ora nella zona notte, dove possiamo notare le differenze tra il Passion 730 LCA e il Passion 730 LJA. Per chi cerca un'ambientazione domestica con il comfort di un letto matrimoniale a penisola, il Passion 730 LCA è la scelta giusta. Apprezziamo un letto di grandi dimensioni con un materasso memory foam di forte spessore. La testiera è imbottita e corredata da faretti di lettura. A fianco del letto sono predisposti due comodi piani d'appoggio e numerose prese USB. Il letto è incorniciato dal sistema di armadi. Nella parte superiore abbiamo i pensili, mentre lateralmente ci sono due armadi piuttosto profondi. Sotto al letto sono predisposti altri vani di stivaggio. Abbiamo infatti due cassetti nella parte frontale ed è previsto anche l'accesso dall'alto sollevando parte del materasso. Per finire abbiamo un armadietto angolare diviso in due parti. Possiamo quindi affermare che in questa camera da letto sono presenti numerosi vani di contenimento per vestiti e non solo. Completamente diversa la zona notte del Passion 730 LJA, dove troviamo due letti gemelli. Si tratta di due letti singoli, distanziati da un corridoio centrale e accessibili da due ampi gradini. Questi letti sono davvero grandi, hanno una lunghezza di 210 cm. 210 cm! Anche in questo caso possiamo contare su materassi memory foam di forte spessore. La testiera è imbottita e ci sono faretti di lettura e prese USB. Per riporre piccoli oggetti durante la notte abbiamo a disposizione due mensoline. Nella parte alta sono fissati tre armadietti pensili. Sotto ai letti troviamo due armadi di buona volumetria, accessibili da due sportelli frontali non particolarmente ampi, ma anche dall'alto sollevando parzialmente i letti. Per scegliere uno di questi due veicoli dobbiamo porci una domanda molto semplice: è meglio un letto matrimoniale oppure sono preferibili due letti singoli? La scelta è molto soggettiva. Per il resto ci sono poche differenze. Sul 730 LJA con letti gemelli il garage è di maggiori dimensioni, mentre sul 730 LCA con letto centrale abbiamo armadi più comodi nell'utilizzo. I due modelli analizzati presentano invece la medesima zona bagno ed è un bagno sdoppiato con la doccia indipendente dal vano toilette per una maggiore flessibilità d'uso. Il vano principale offre il WC a tazza orientabile e il lavabo a conca trasparente in appoggio sul mobiletto, valida la rubinetteria. Utile il piano d'appoggio, così come sono utili i molti vani di contenimento previsti. Lo spazio all'interno del vano toilette può dirsi sufficiente. L'aerazione è garantita da un oblò a tetto. La cabina doccia ha dimensioni generose ed è chiusa da paretine traslucide in metacrilato. Il piatto doccia ha due fori di scarico e anche qui c'è un oblò a tetto per la ventilazione naturale. Il vano toilette e la cabina doccia si possono riunire in modo da creare un ampio bagno passante, utilizzabile anche come spogliatoio. Per la separazione si utilizza una porta scorrevole verso la camera da letto, mentre verso la zona giorno si impiega la porta del vano toilette. Possiamo notare che per questa porta è previsto un fermo magnetico, pratico e in grado di eliminare le vibrazioni. Cerchiamo ora di analizzare il prezzo di questi due modelli Autostar. Il Passion 730 LCA e il Passion 730 LJA hanno il medesimo prezzo base, che è di 97.385 euro. Sono consigliabili alcuni optional, come ad esempio il pack all inclusive proposto a 2.950 euro. Include vari accessori come retrocamera, traction plus, versione EH della troma combi, doccia esterna, oscuranti cabine a pissettati e altro ancora. Il motore da 177 cavalli non è indispensabile, ma è senza dubbio interessante su mezzi di questo livello. Costa 3.995 euro. Con questa configurazione i due veicoli hanno un prezzo finale di 104.330 euro.